non è tanto neanche una questione solo di mare, è una questione di qualità della vita. No, se tutti noi che viviamo in un posto vogliamo vivere in un bel posto e vivere meglio e mangiare sano, dobbiamo inevitabilmente occuparci anche dell'ambiente che ci circonda, cioè non possiamo solo pensare a tenere pulita e sistemata casa nostra, ma anche quello che c'è fuori. È banale, ma è così. Quindi se la vediamo da questa, diciamo, sotto quest'ottica, un'area marina è un po' una cosa di tutti, è una cosa di... Spieghiamo che cos'è un'area marina, l'area marina Regno di Nettuno, no? Sì. Allora, in realtà lo Stato decide su input che vengono però dal territorio, quindi dati dal territorio, che una determinata zona è da proteggere perché ha degli habitat particolari di interesse così importanti che vanno protetti. E gli habitat marini sono oltretutto ancora più complicato, diciamo, far capire la dinamica, perché gli habitat marini che in genere si tendono a proteggere non sono visibili a tutti. Allora, mentre è più facile individuare una foresta, un bosco, e dire è un bosco centenario e quindi va protetto, per quanto riguarda, che ne so, le praterie di Posidonia, no? del Regno di Nettuno, sappiamo che ce ne sono 1200 ettari, anzi forse 1600 ettari, intorno all'isola di Ischia e Procida, però in realtà chi le ha viste? Ben pochi. Quindi, e perché bisogna proteggerle? Bisogna proteggerle perché possono diventare, sia perché hanno un valore per tutti, cioè hanno un valore importante per tutti noi, per le persone che ci vivono, perché le praterie di Posidonia ossigenano l'acqua, abbassano il pH, assorbono anidride carbonica, mantengono stabili le coste e le spiagge, ma soprattutto sono anche delle nursery, cioè sono degli asili nido, dei piccoli asili per i pesci che si vanno a riprodurre, eccetera. Quindi la funzione è quella di proteggere un bene superiore che è un bene di tutti, questo è lo scopo. Poi vicino però bisogna metterci anche tutte le attività di divulgazione, cioè spiegare a tutti qual è il motivo per cui in una determinata zona si può fare qualcosa e qualcos'altro no. Anche qui, molto spesso nel sentire comune si parla dei parchi e delle aree marine come sistemi chiusi, bloccati, dove le regole sono ferre. Non è così, perché a parte le due zone A, della secca della catena e della secca delle formiche, dove effettivamente non si può fare nulla, né pescare, né attraversare, né non si dovrebbe, perché poi a volte c'è anche chi si va a fare una passeggiata, però diciamo, queste due zone che sono relativamente piccole, nel resto della MP quello che si richiede a tutti sono le, come dire, norme di civile comportamento.